Se volete acquistare Green in descrizione trovate FIFA 15 coi small e in più inserendo il codice coupon JUSTICE, tutto minuscolo, avete il 5% di crediti in più. Prima del video, ragazzi, piccola premessa. Questo non è un glitch che vi permetterà di avere crediti gratis, giocatori gratis, ma è semplicemente un bug grafico che magari potrà servire per far rosicare i vostri amici al massimo. Quindi, se cercate un video che vi dica metodi impossibili che non esistono su come fare crediti dal nulla, questo non è il video che fa per voi e potete benissimo chiuderlo qui. Adesso vi lascio il video, era solamente per premettere una cosa abbastanza importante. Buona prima ragazzi, qui è JUSTICE, ci siamo tornati con questo video un po' diverso. Infatti oggi andremo a vedere un duplication glitch per duplicare i giocatori appunto nei pacchetti. Andiamo subito a vedere come funziona, è più difficile a dirsi che a farsi. Apriamo un qualsiasi pacchetto. Ok, adesso abbiamo trovato Stekelenburg e noi possiamo duplicarlo tranquillamente andando a fare compare price, confronta prezzo. Noi andiamo un attimo ad acquistarci qualche Stekelenburg qui. Facciamo continue searching. Troviamo qualcun altro a un prezzo fattibile. Vediamo un attimo. Vabbè, ci sono solo 1000. No problema, no problema. Compriamo. Ne compriamo pure un altro. Ecco qua. E adesso facciamo cerchio. Usciamo fuori e tadam! Ecco a voi 4 Stekelenburg in un pacchetto. Ovviamente potete farlo con qualsiasi giocatore, basta che avete i crediti per comprarlo poi dal confrontaprezzo. E ecco a voi 4 Stekelenburg. Possiamo ovviamente vedere quanto l'abbiamo pagati. Non sono primo proprietario. Ecco a voi 4 Stekelenburg. Semplicemente andiamo a vedere con un altro pacchetto come funziona. Poi ci manda fuori dal negozio. Andiamo a vedere un attimo con qualche altro giocatore. Vediamo un po'. Ecco voi, abbiamo Carval. Quindi con Carval facciamo la stessa identica cosa che abbiamo fatto con il grande Stekelenburg. Andiamo un attimo a comprare un po' di Carval. Ecco qua. Continue searching. Un altro Carval. Eccolo qua, continue searching, un altro Carval. Ecco a voi. Facciamo cerchio. Ed ecco a voi i nostri 4 Carval, tutti belli qua. Ecco quanto abbiamo pagati. Niente, questo ovviamente è un glitch che non vi dà crediti in più, quindi se siete in cerca di quello potete benissimo andarvene, non vi dà crediti in più, ma è semplicemente un glitch grafico, magari potete inviare ai vostri amici dicendo guardate, guarda, ho trovato 4 in forma in un solo pacchetto, per dire, e niente, quindi serve principalmente a quello, non c'è nessun glitch dal nulla, diciamo. Quei giocatori comunque voi li andate ad acquistare dalla club e quindi non guadagnate poi alla fine nulla. Però diciamo è carino da far vedere così, ma semplicemente quello. Nulla di che. Adesso volevo trovare un altro giocatore con cui farlo, ma non è uscito nessuno praticamente. Apriamo un paio di pacchetti e se esce qualcun altro lo facciamo, altrimenti poi ci salutiamo. E niente, l'ho visto da uno youtuber inglese. Quindi non l'ho inventato io, però diciamo che è simpatica come cosa. Ecco, per esempio possiamo provare con Zabaleta. Possiamo provare benissimo con Zabaleta, facciamo confronta prezzo. Sempre lo stesso discorso, facciamo confronta prezzo, compriamo un po' di Zabaleta, ecco qua, tac. Lo facciamo qua, compriamo un altro Zabaleta. Questo non me l'ha dato, me l'ha dato. Compriamo anche un altro Zabaleta, che è finita. Compriamo un altro Zabaleta, ta ta ta, cerchio e boom, eccoli qua i nostri 6, 5 Zabaleta, sono 5, eccoli qua, nulla di eccezionale, ovviamente li invio alla lista di trasferimenti perché non ci voglio perdere troppi crediti, li inviamo tutti quanti, ovviamente voi potete inviarli, potete tenerli nel club, potete fare quello che volete con questi giocatori. E niente, questo era questo glitch, spero vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel mi piace anche per questo tipo di video un po' diverso. Ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio come sempre per la visione, ciao a tutti.